Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi unboxiamo la versione Xbox One standard di Titanfall, essendo oggi poi il day one di questo titolo. Ovviamente non lasciatevi ingannare dal prezzo, come al solito ho pagato abbastanza, molti soldi in meno, ovvero 20 euro, e credo che saranno poi 20 euro effettivamente ben spesi per un titolo di questo tipo, del quale già abbiamo visto diversi gameplay nella fase beta. Dunque apriamo, togliamo il cellophane. Ok, eccolo qui. Prima di aprire diamo un'occhiata dietro, vabbè, ricordando che c'è l'indicazione secondo la quale c'è bisogno di Xbox Live per giocare con il titolo, l'abbonamento Xbox Live. Perfetto, andiamo dietro e vediamo cosa c'è scritto. Dunque, c'è una nuova decisione sul futuro dei giochi multiplayer, secondo Game Informer, e poi l'indicazione che questo titolo è stato sviluppato da un team composto da alcuni dei sviluppatori della serie di Call of Duty, tra cui poi, se non sbaglio, il produttore esecutivo, ovvero Vince Zampella, il nome famoso nell'industria videoludica. Quindi la società Respawn Entertainment, in questo caso il publisher Electronic Arts e non Activision come nel caso di Call of Duty. Vabbè, un titolo, vabbè, ancora prima di giocarlo, dover provato la beta, consigliatissimo. Perfetto, apriamo la confezione, troviamo il disco di gioco, come al solito, sulla sinistra. Ben due giorni di prova di Xbox Live Gold. Poi una pubblicità per il premium di Battlefield 4 e il solito manuale di istruzioni delle partenze con la garanzia, fatto da un flyer, quindi 4 pagine. Vabbè, tutto quanto lo troveremo, insomma, all'interno del gioco. Perfetto, detto questo, chiudo qui questo breve unboxing. Lasciate come al solito un mi piace, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Lasciate un commento se avete delle domande qui su Facebook o su Twitter. Io vi saluto e ci vediamo a uno dei prossimi video.